Ciao a tutti amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi terminiamo gli unboxing e le recensioni dei prodotti ricevuti da Asus con la serie TUF Gaming, facendolo con la tastiera a membrana K5, una tastiera da gaming appunto di tipo a membrana con possibilità di sincronizzazione dell'illuminazione RGB a 4 zone con il programma Asus Aura Sync, come possiamo osservare dal logo riportante sulla confezione. Partendo appunto dalla confezione troviamo l'immagine illustrativa dei prodotti in bella vista nella posizione centrale, nella parte frontale della confezione stessa, classica grafica tendente al grigio della serie TUF Gaming di Asus. Nel retro della confezione troviamo le principali caratteristiche riguardanti la tastiera, un'ulteriore immagine illustrativa e le specifiche tecniche del prodotto. All'interno della confezione troveremo unicamente una sorta di quick start guide. Come possiamo osservare, è una sorta di manualetto di una pagina da aprire. Ed infine è la tastiera stessa, che è la Asus TUF Gaming K5. Come possiamo osservare, il design è quello di una classica tastiera a membrana, colorazione prettamente di colore grigio scuro con i caps di colore nero. È una tastiera con poggiapolsi integrato, come possiamo già osservare, layout di digitazione italiano che possiamo renderci conto grazie al tasto invio grande. Dando uno sguardo più da vicino, troviamo qualche dettaglio a caratterizzare la serie TUF Gaming dal logo della serie, il nome della serie nella parte inferiore delle freccette direzionali. Dando uno sguardo nella parte alta sinistra troviamo i tasti, diciamo, multimediali per la gestione delle tracce, del volume e dell'illuminazione. Possiamo modificare e passare da un profilo all'altro della tastiera. In totale troviamo quattro profili preimpostati grazie alla combinazione di tasti FN e i tasti 1, 2, 3 o 4. Oppure possiamo abilitare la registrazione di macro premendo il tasto Alt grande di destra. Premendo invece FN più ESC potremo resettare le impostazioni di fabbrica e tutto ciò ovviamente potrà essere gestito anche tramite il software ROG Armory 2, che è quello unificato dei prodotti Asus, sia ROG sia TUF sia di altre di fascia anche bassa. Come dicevamo, è una tastiera con layout italiano, layout di digitazione full, quindi troviamo anche il tastierino numerico. È una tastiera a membrana, facciamo sentire com'è. Abbiamo già detto, nella parte alta di destra del tastierino numerico troviamo i LED per il caps lock, num lock, blocco numerico e quant'altro. Spostandoci nel retro della tastiera troviamo una superficie sempre in plastica, in quanto lo chassis completo della tastiera è in plastica. Campeggia al centro il logo della serie TUF Gaming di Asus, un motivo abbastanza aggressivo e particolare per quanto riguarda la superficie posteriore. Nella parte inferiore troviamo dei gommini di forma quasi esagonale. Nella parte superiore due classici piedini in plastica con possibilità di essere aperti per rialzare la tastiera e quindi agevolare la digitazione. E come abbiamo già visto, troviamo anche un piccolo dettaglio del brand Asus serigrafato nella parte frontale superiore di destra, ovviamente vedendola da questa angolazione. Il cavo della K5 non è rivestito in treccio di tessuto, ma classico gommato, e il connettore USB non è placcato oro. Non abbiamo altro da dire per quanto riguarda la K5 in questo unboxing davvero veloce. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete come sempre la recensione completa, comprensiva di immagini dettagliate, test, considerazioni e conclusioni circa questo prodotto. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.